Perfetto, grazie mille. Allora, come ultima parte ci dedichiamo al B1 cittadinanza, come prepararsi al meglio. Allora, innanzitutto a chi è rivolto questa certificazione? A tutti gli studenti adulti che vogliono ottenere la cittadinanza italiana, quindi sia per coloro che vivono in Italia che per coloro che vivono all'estero. Qual è la differenza principale tra, quindi con il B1 standard, che la mia collega Veronica ha appena presentato, appunto la sua funzione, quindi per quanto riguarda il B1 cittadinanza, la sua spendibilità è solo per la cittadinanza, invece il B1 standard può essere utilizzato anche a livello lavorativo e formativo. E la certificazione appunto è volta alla verifica delle abilità linguistiche comunicative dello studente e soprattutto per quanto riguarda la natura pratica della lingua, perché appunto adesso andremo a vedere con più precisione nel dettaglio quali sono le prove presenti, si tratta essenzialmente di testi e dialoghi presi dalla realtà, quindi molto molto pratici. E allora, vediamo, un po' entriamo nel dettaglio. Quindi, come è formato l'esame scritto? L'esame appunto è scritto e orale. Per quanto riguarda l'inizio, appunto, abbiamo due prove di ascolto. La prima prova di ascolto sono 6 domande, e il candidato deve scegliere solo un'opzione su tre, è corretta. Sono 6 mini dialoghi, appunto, presi dalla realtà, quindi troviamo una conversazione al mercato, una conversazione in banca, al bar, tra due amici, quindi sono tutte conversazioni che lo studente è già a conoscenza di queste appunto di questi dialoghi. E poi abbiamo la comprensione alla lettura e alla grammatica, anche queste sono due prove e oggi vedremo solo la seconda prova, perché la prima prova è un testo. Di solito molto, molto semplice, si tratta del regolamento della palestra oppure come partecipare a un bando o una pagina web e appunto da questo testo, dalla lettura di questo testo, lo studente deve trovare 6 informazioni corrette. E mentre la seconda parte della comprensione della grammatica, appunto, quello che andremo a vedere insieme è un close semplificato, guidato, perché appunto si tratta di un testo nella quale lo studente deve completare il testo con una tabella, con delle parole che vengono date al di sotto di questo testo. Scusate, mi sono dimenticata che la prova all'ascolto numero 2 invece è quello più complicato, perché appunto la prima prova sono 6 mini dialoghi, mentre la seconda prova sono due testi. E sono due testi che hanno due argomenti completamente diversi tra di loro e il candidato deve scegliere 3 risposte corrette nella prima prova e 3 risposte corrette nella seconda prova. Perché la parte più complicata, soprattutto per il tempo, per la comprensione appunto dei due testi che si alternano molto rapidamente uno tra l'altro e non ultimo, ma nel completamento del foglio delle risposte. Infatti vi farò vedere alla fine del nostro percorso appunto come viene completato il foglio delle risposte ed è un grandissimo ostacolo per lo studente che non fa la preparazione, ma si trova il giorno stesso dell'esame ad affrontare il modo di completamento del foglio delle risposte, ma lo vedremo insieme.
Poi successivamente vi ho introdotto la comprensione della lettura e della grammatica e poi abbiamo la scrittura. È una prova, ci sono due tracce e il candidato deve scegliere una di queste due tracce. Di solito si trattano di email formali. Richiesta di informazione, risoluzione di problemi e anche questa parte l'andremo a visionare oggi. Ultima parte invece è l'orale. L'orale sono è composto da due parti, la prima è una presentazione e la seconda è si tratta di quattro tracce e il candidato dovrà sceglierne una. Tutte e due, quindi sia la presentazione che la seconda prova, sono delle conversazioni. E come avevano detto anche le mie colleghe all'inizio del webinar, devono essere delle conversazioni il più naturale possibili, il più scorrevoli possibili. E quindi diciamo appunto non devono essere troppo preimpostate, ma andremo a vedere anche queste. Il tempo, quindi per quanto riguarda l'ascolto, sono 30 minuti, la comprensione e la lettura 40, anche la scrittura sono 40 minuti, la scrittura sono 40 minuti e anche la parte orale invece si tratta di 10 minuti, rapidissimo, quindi poco meno di 2 ore. Quindi, quali sono i miei consigli per gli studenti che si approcciano al B1 cittadinanza? Innanzitutto, il primo, controlla il tempo. Il tempo sembra apparentemente tanto, ma non lo è. Assolutamente, capita non poco spesso, quindi che lo studente si perda nel completamento, nella ricerca delle informazioni e arriva all'ultimo momento che non ha portato a termine la sua prova. Quindi il tempo è fondamentale e durante la preparazione all'esame esercitiamo anche questa abilità, quindi di controllare il proprio tempo e durante appunto lo svolgimento delle prove. Un altro consiglio è durante l'esame orale di non rispondere assolutamente in modo chiuso, o sì o no, senza dare una spiegazione. Non dico che la risposta sia no siano sbagliate assolutamente, ma dico che rispondere solo sì e no non è utile ai fini dell'esame, perché appunto la registrazione poi verrà mandata quindi al centro che all'Università di Siena e appunto sono loro che devono valutare l'abilità orale. Quindi bene sì, rispondere sì o no, ma dare la motivazione. E anche per quanto riguarda la parte orale, adesso andremo un po' a vedere come svilupparla nel miglior modo. Come vi dicevo, appunto, qua vediamo qualche esempio di riflessione grammaticale. Questa è la seconda prova della parte di comprensione, della comprensione scritta, quindi grammaticale scritta. Quindi come migliorare, qua appunto un testo preso da un esame CILS, quindi dice come migliorare la concentrazione. Vedete appunto come vi avevo introdotto all'inizio, si tratta di un testo, di un close facilitato, appunto perché vedete al di sotto del testo troviamo questa tabella all'interno della quale possiamo vedere aggettivi, si trovano degli aggettivi, dei nomi, dei verbi, delle congiunzioni, dei pronomi. Un'altra differenza, non poco rilevante per lo studente, che la differenza con il B1 standard è appunto che lo studente non deve coniugare il verbo, perché appunto il verbo è già coniugato all'interno della tabella. Potete notare qui appunto la risposta numero 3, abbiamo ha potuto, poteva, potrebbe. Quindi lo studente non deve coniugarlo, ma deve soltanto limitarsi nella scelta corretta. Come facciamo a sviluppare questa capacità grammaticale? Appunto, durante la preparazione solitamente mi dedico del tempo a degli esempi, degli esercizi banalmente grammaticali, quindi qual è la differenza tra il nome e l'aggettivo, i verbi, come possono essere coniugati, quindi il tempo presente, il passato, l'imperfetto, abbiamo anche nel sillabo il condizionale presente, i pronomi, e quindi appunto attraverso degli esercizi
grammaticali, proviamo a migliorare questa capacità, quali sono i pronomi, quali sono i verbi da utilizzare, eccetera. Quindi attraverso dei semplici esempi. E quindi i consigli per svolgere la prova di riflessione quali sono? Innanzitutto di leggere tutta la frase fino al punto, prima di rispondere, scegliere la risposta che vi sembra, che sembra corretta. Anche se si vive in Italia da molto tempo, ripassare la grammatica, come ho appena detto, quindi gli articoli, le preposizioni, i pronomi, gli aggettivi, quindi ripassare, il ripasso grammaticale non fa mai male, diciamo, e soprattutto per gli studenti B1 cittadinanza, alcune volte questa parte è un po' complicata, perché può succedere che alcuni di loro vivano in Italia da moltissimo tempo, ma non hanno mai studiato sui libri. Libri, o non hanno mai fatto un corso di italiano, quindi oralmente la conversazione quindi è perfetta senza alcun errore, ma quando si va appunto a scrivere un testo o appunto a completare questo close, si possono trovare alcune difficoltà. Ricorda che spesso coppie di parole formano delle espressioni che magari nella lingua d'origine sono completamente diversi. Quindi un esempio è fare la doccia, fare il bagno, fare spese, dare una mano, quindi queste espressioni. E poi alla fine rileggere tutto il testo con le parole che si sono scelte e vedere se tutto ha un senso logico e sembra tutto corretto. Naturalmente quest'ultimo punto sarebbe perfetto se lo studente non abbia perso troppo tempo all'inizio in altre parti. Se questo non è possibile, procedere e andare avanti. Tutto dipende appunto dal tempo. Mentre per quanto riguarda l'esame scritto, la produzione scritta, come vi ho detto, appunto ci sono due tracce tra cui scegliere e bisogna scrivere dalle 80 alle 120 parole. Non sto qui a ripetermi, le parole appunto sono importanti, sì, ma non troppe. Quindi appunto come ribadisco appunto il concetto espresso dalle mie colleghe, appunto 120 parole sono il massimo, non di più. Non servono, non sono necessarie. Sono d'accordo appunto con la mia collega Veronica che dice più parole si scrivono, magari tendenzialmente si potrebbe fare maggiori errori. Non è sempre così, però mai eccedere. 80 è il minimo, io dico sempre ai miei studenti di non scriverne 70, ma 80, 85 vanno benissimo, assolutamente. Quindi non significa più parole, più punteggio, assolutamente. E come vi ho detto, appunto, il testo da scrivere di solito è un'email formale. Un'email formale per chiedere e dare informazioni oppure reclamare o risolvere dei problemi. Questo è un esempio di produzione scritta. Per esempio, dice l'appartamento in cui abiti in affitto ha una perdita nel soffitto e quando piove entra acqua in una stanza. Hai già parlato di questo problema con il proprietario, ma lui non ha fatto niente a riguardo. Scrivi un messaggio al proprietario e chiedi un intervento urgente. Quindi, il mio consiglio quindi è nel testo, quindi una parte del testo è già nella nostra traccia e quindi si possono pensare alcuni sinonimi oppure si può riprendere quanto detto appunto quanto detto nella traccia. E lo studente, appunto il nostro candidato B1 del B1 cittadinanza potrebbe non aver mai scritto un'email, potrebbe averlo fatto, dipende appunto qual è il suo lavoro e cosa fa in Italia, ma appunto in questa parte introduciamo, quindi vediamo insieme come scrivere un'email e faccio quindi io proprio prendiamo la struttura di un'email e appunto all'inizio come si inizia un'email formale signora signore signora quindi a chi se ci rivolgiamo ad una persona aspettabile se ci rivolgiamo appunto ad un ufficio ad un'azienda oppure gentile quindi l'introduzione è sempre molto importante. Successivamente presentarsi e spiegare il motivo dell'email. Mi chiamo, questa presentazione, io sempre scherzo con i miei studenti dicendo la presentazione è sempre super importante, sono parole. Qualche studente dice ma io non ho mai scritto appunto email oppure non so che cosa scrivere nell'email.
presentazione fondamentale, e sono comunque, fanno punte, fanno il conteggio delle 80-120 parole, quindi mi chiamo, sono l'inquilino dell'appartamento, oppure qui appunto sono il papà, la mamma di, scrivo per un'email a un insegnante, oppure mi occupo di presso la vostra azienda, eccetera, quindi la presentazione. Successivamente il motivo per la quale noi scriviamo l'email. Le scrivo o vi scrivo per, quindi qua appunto possiamo utilizzare una parte della traccia. Per esempio, nel nostro esempio, le scrivo perché da diverso tempo c'è una perdita sul soffitto della mia camera da letto e tutte le volte che piove entra acqua in questa camera. L'avevo già scritto tempo fa, per segnalare questo problema e purtroppo non è ancora stato risolto. Quindi il motivo, chiedo quindi se l'intervento urgente per fermare la perdita. Se per lei va bene, posso chiamare un idraulico. Quindi questa parte appunto la motivazione per il quale scriviamo. E infine, ultimo, i saluti. Ovviamente appunto il finale dipende dal tipo di mail e in questo caso possiamo scrivere aspetto una sua risposta, cordiali saluti. Oppure se stiamo aspettando o stiamo dando delle informazioni, quindi resto a disposizione per ulteriori informazioni, cordiali saluti. Quindi anche la forma dell'email ha un ruolo importante durante la prova scritta. Quindi questa è una possibile prova. Scusate? Ok, perfetto. E come, scusate, tornando indietro, come sviluppiamo questa capacità della scrittura? Personalmente io per ogni lezione faccio scrivere, chiedo agli studenti, quindi chiedo agli studenti di scrivere un testo. Quindi secondo me la pratica può aiutare tantissimo lo studente a capire meglio quali possono essere, i suoi errori, quindi a superare anche lo scoglio della scrittura. E utilizzo moltissimo, il manuale di Ornimi del B1 Cittadinanza. Per ogni unità sono presenti due prove e appunto quindi agli studenti chiedo ogni volta di scrivere, e poi verrà corretto in classe e in plenaria, quindi con tutti gli studenti che visionano la prova insieme in contemporanea, per prendere anche spunto dalla prova stessa, dalla prova scritta da un altro compagno. Si possono prendere delle idee, si possono rubare delle idee, come poter scrivere, magari qualcuno un po' più bravo, o come poter introdurre un'email, come presentarsi, come introdurre la motivazione, quali verbi ha utilizzato il mio compagno, quindi in plenaria è un ottimo esercizio. E poi appunto io chiedo sempre agli studenti di controllare il tempo, il tempo che viene utilizzato per la scrittura. Sembro ossessionata dal tempo, non lo sono, però succede che appunto lo studente non si renda conto di quanto tempo usi nello scrivere. Per un parlante italiano, quindi per un italiano, 40 minuti sembrano tantissimo tempo nello scrivere un'email. Per uno studente che si avvicina a questa certificazione, non sono po', cioè sono, sembrano appunto pochissimo, sembra pochissimo tempo. Quindi in questo modo appunto cerchiamo di sviluppare questa abilità, l'abilità della scrittura. E anche con gli esercizi di grammatica appunto ci fanno capire qual è il verbo corretto da utilizzare. In questa parte spesso succede che lo studente voglia utilizzare i periodi ipotetici. Nel B1 Cittadinanza non è richiesto assolutamente l'utilizzo del congiuntivo. Quindi dico sempre allo studente di fare molta attenzione nel momento in cui vogliono fare delle richieste, vogliono utilizzare delle ipotesi. Quindi cerchiamo appunto, vedete qua in questo esempio, se per lei va bene posso chiamare un idraulico, quindi fare un'ipotesi, ma non entrare nel mondo del congiuntivo, anche perché in questa parte la parte grammatica, il punteggio grammaticale ha un suo peso. Passando per l'ultima parte, appunto per l'esame orale.
che è quello più rapido, e anche, diciamo, per quanto riguarda il B1 cittadinanza, è la parte meno complicata, rispetto a tutte le prove precedenti. L'esame orale, come vi ho detto, appunto, abbiamo la presentazione, la prima prova è una presentazione e le domande, come ho scritto qui, le domande per la presentazione sono sempre uguali. Quindi lo studente le può preparare prima. E nel momento in cui avverrà il momento dell'esame, è bene che non sia troppo, diciamo, memonica questa presentazione. Infatti deve essere una conversazione. È bene sì prepararsi, ma nel momento dell'esame deve essere il più naturale possibile. Quindi, quali sono le domande che vengono fatte per la presentazione? Come ti chiami? Quanti anni hai? Di dove sei? Dove vivi? Se vivi in Italia da quanto tempo? Vi chiedo di non osservare, quindi quello tra parentesi quadra è qualcosa che aggiungo io, perché la domanda si ferma a da quanto tempo e poi che cosa fai nella vita, studio, lavori, che cosa studi, che lavoro fai. Quindi queste sono le 5 domande. La durata di questa prima parte della presentazione è 1-2 minuti, tempo rapidissimo. Come fare appunto a sviluppare questa parte attraverso la pratica e come far sì che lo studente appunto provi a mettere in pista tutte le sue abilità. Appunto, per esempio, io dico la domanda è dove vivi? Se vivi in Italia da quanto tempo? Magari lo studente è portato a rispondere solo dove vive senza dare una spiegazione. E appunto la domanda che potremmo utilizzare è ti piace la città in cui abiti? C'è qualcosa che non ti piace, di solito la domanda c'è qualcosa che non ti piace, ha delle risposte molto interessanti. Perché? La domanda perché è fondamentale. È una domanda che si usa sempre in qualsiasi momento, appunto perché aiuta lo studente a introdurre un discorso e far sì che durante l'orale possa dimostrare che lui sappia appunto raccontarsi. E anche nell'ultima parte, quindi che cosa fai nella vita, studi e lavori, che cosa studi? Una domanda si potrebbe fare, che cosa vuoi fare quando finirai gli studi? Che lavoro fai? Ti piace il tuo lavoro? Da quanto tempo fai questo lavoro? Quindi aggiungere delle domande. 1 minuto, 2 minuti sono rapidissimi. Ma possono essere infiniti se lo studente risponde appunto o sì o no, oppure dà delle risposte troppo secche. Mentre per quanto riguarda la prova numero 1, che sarebbe appunto la nostra prova, la seconda prova, dove appunto ci sono 4 tracce e lo studente deve sceglierne una, dove appunto si sente più tranquillo, dove si sente più forte, dove ha più cose da raccontare. E di solito gli argomenti sulla quale vertono le 4 tracce sono sicuramente le differenze e le somiglianze fra il paese di origine e l'Italia. E gli argomenti sono appunto, di solito si tratta quindi del sistema scolastico, la cucina tipica, la scuola e il lavoro, feste e celebrazioni e la vita quotidiana. Appunto, se avete o acquisterete il manuale di Ornimi di B1 Cittadinanza, si trattano appunto di tutte queste tematiche in modo molto approfondito e in modo molto semplice, quindi molto lineare. Quindi altra tematica, appunto, la vita quotidiana e la burocrazia, quindi come si fa ad ottenere la cittadinanza italiana, quindi in posta, in banca, negli uffici comunali, la raccolta differenziata, l'educazione civica, l'affitto e l'acquisto di una casa. E poi anche quindi altre tematiche sono legate al tempo libero, quindi se piace leggere il libro, i giornali, andare al cinema, teatro, viaggiare, fare shopping, internet e i social network. Quindi diciamo che le domande della seconda prova, della prima prova, appunto, vertono su questi temi. E appunto, quali possono essere gli esempi di domande? Quindi delle 4 tracce, ho scelto questi 2, 3 esempi, ne vedremo anche un terzo. Quindi, per esempio, il candidato decide di parlare della cucina.
del suo paese. Quindi la domanda potrebbe essere, quindi la cucina tipica in Italia, quindi le differenze tra la cucina tipica in Italia e nel tuo paese, somiglianze e differenze. Quindi il docente, il somministratore, appunto, inizia con la domanda e quindi il candidato parla quindi parla della sua cucina italiana e le domande che il somministratore può utilizzare per stimolare la conversazione potrebbero essere, per esempio, il cibo è un elemento culturale importante nel tuo paese, quali sono gli ingredienti principali, è molto diversa da quella italiana, quali sono i tuoi piatti preferiti della cucina tipica del tuo paese di quella italiana, ti piace cucinare, che cosa ti piace cucinare, è difficile trovare gli ingredienti per preparare i tuoi piatti tradizionali e come si prepara il tuo piatto preferito. Vedete che da tutte queste domande ne scaturisce una conversazione abbastanza ricca, quindi dove lo studente può esprimere al meglio tutte le sue abilità. Oppure per quanto riguarda le informazioni, una domanda potrebbe essere quindi in quale lingua preferisci informarti? Di solito leggi le notizie nella tua lingua o in italiano e perché? Quindi questa è la domanda iniziale. E poi le successive potrebbero essere come ti informi, guardi telegiornali o leggi i giornali italiani, è difficile leggere o ascoltare le notizie in italiano, dove trovi le notizie che riguardano il tuo paese, preferisci leggere le notizie online o su carta e com'è la qualità dell'informazione nel tuo paese. E poi l'ultima invece, questa è un po' più complicata, diciamo che pochi candidati appunto scelgono questa domanda, perché forse è un po' più complicata da spiegare, però potrebbe essere, quindi perché hai deciso di prendere la cittadinanza italiana, quali sono le procedure per ottenerla e le conseguenti domande possono essere perché hai deciso di diventare cittadino italiano. Quali sono i vantaggi? Quanto tempo è necessario per ottenere la cittadinanza? Quali documenti hai dovuto presentare? È un processo complicato e qualcuno ti ha aiutato in questo percorso. Quindi, anche qui, come sviluppiamo questa l'abilità orale? Appunto, durante le lezioni. Prendiamo i diversi argomenti che vi ho presentato prima, appunto il sistema scolastico, la cucina, la scuola, il lavoro, facciamo un po' un brainstorming di parole collegate a queste, parliamo un po' delle loro esperienze, proviamo anche a mettere in pratica appunto l'espressione orale, quindi è proprio come se fosse il giorno stesso dell'esame, quindi non con il registratore, ma con il mio telefono, appunto, li registro proprio come se fosse il giorno stesso dell'esame per prepararli all'idea dell'esame. E dopo, appunto, ci proviamo a riascoltare quanto detto durante l'esame. E lo studente in questo modo si autocorregge, quindi capisce quali sono stati gli errori che ha commesso. Possiamo farlo anche in plenaria se lo studente si sente naturalmente a suo agio a condividere il suo esame orale e quindi col confronto tra pari, tra simili, appunto, aiuta moltissimo perché si possono dare dei consigli, io avrei detto in questo modo, avrei spiegato questo, avrei fatto questo, okay? Quindi si prendono delle idee da quanto fatto. E quindi appunto diciamo appunto attraverso la pratica, attraverso la pratica dell'esame, esercitiamo quest'ultima parte. E ultima parte, come vi avevo detto, il foglio delle risposte. Il foglio delle risposte è un grande problema. Non sembra banale, ma non lo è assolutamente. Come si compila l'esame, appunto, il foglio delle risposte? Perché lo studente, nel momento in cui
fa l'esame avrà un quaderno e in questo quaderno lui potrà scrivere tutte le risposte all'esame. Però nel momento in cui l'esame appunto deve essere consegnato, lui deve appunto presentare il foglio delle risposte perché è quello che ha validità, è quello che appunto verrà consegnato all'Università di Siena, al centro CILS. E quindi vedete appunto abbiamo l'ascolto numero uno, l'ascolto numero due, la lettura, quindi lettura e riflessione grammaticale, la lettura e riflessione grammaticale della prova numero 2. Non ho inserito il foglio invece della parte di scrittura perché è lo stesso, ma con le due tracce e poi con tante righe da appunto per poter scriverci. Quindi come funziona? Noi il giorno dell'esame spieghiamo all'inizio dell'esame come questo si compila perché è importantissimo. Quindi devono annerire la risposta corretta, quindi per esempio la risposta all'ascolto numero 1 è 1A, quindi dovranno annerire il pallino corrispondente. E mentre per il grande problema è nell'ascolto della prova numero 2, perché come ben vedete appunto ci sono tutte le lettere delle varie frasi e poi ci sono le sei risposte che devono scegliere. Quindi, come vi ho detto, dovranno essere tre nella prima parte e tre nella seconda parte, quindi tre nel primo ascolto e tre nel secondo ascolto. E quindi, banalmente, quindi come funziona? Adesso ve lo faccio vedere. Un secondo, quindi come funziona? Quindi, per esempio, se per me le prime tre risposte del primo dialogo sono 1B, quindi io dovrò colorare 1B, 2D e 3E, dovranno essere colorate in questo modo, perché succede spesso che lo studente le colori in modo errato. Non so bene che cosa succeda il giorno dell'esame, però appunto questo è un grandissimo problema e lo stesso vale per la lettura e la riflessione grammaticale. Quindi la numero uno sarà la prima, la seconda, la terza e così di conseguenza. Poi l'ultimo, la riflessione grammaticale, quindi il close semplificato. E se invece la risposta, vi faccio un altro esempio, se la prima risposta per me è 1B, ma poi nel secondo ascolto mi rendo conto che la risposta non è corretta, dovrò cerchiare la risposta sbagliata e annerire invece la risposta corretta, per esempio 1C. Quindi sembra semplice, ma il giorno dell'esame non lo sarà. E niente, basta. Quindi questo è il foglio appunto delle risposte. Io con questo ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione, le slide verranno condivise con chi avrà piacere di guardarle e posso anche lasciare la mia email in caso abbiate delle domande relative al B1 cittadinanza. Spero di essere stata.